Questa è Radio Free Oregon. Ehi, la verità aprite. Ci rende liberi. Prima che il mondo sprofondi. Se in questa merda molti liquidavano l'ipotesi di una cospirazione globale con una grassa risata, ma ora non ride più nessuno. Sappiamo cos'è successo ovunque, l'abbiamo visto in India, in Sud America. Il vero mistero riguarda il ruolo svolto dalla trilaterale. Ne avrete sentito parlare? Una ONG che vuole incoraggiare la cooperazione tra Nord America, Europa occidentale e Giappone. In effetti hanno incoraggiato qualcosa. Hanno scelto i paesi da colpire per primi. Ma qualcuno ha tradito l'America. E come dimenticare le Nazioni Unite? Per anni hanno accolto ai loro tavoli i rappresentanti degli stati canaglia. Per quanto ne sappiamo, l'ONU è ancora attiva senza di noi. E uno dei nostri vecchi amici ci ha fregato il posto nel Consiglio di Sicurezza. Pensateci. È evidente la mano della Nero, ma qualcuno l'avrà aiutata a scatenare questa guerra. Qui Mark Copland di Radio Free Oregon. Non credete alle menzogne. Chissà, Cope, per una volta potresti avere ragione. Se sapessi le porcherie che combinavano alla Cloverdale, praticamente dietro casa tua ti varrebbe un colpo. Nel vecchio mondo mi tenevo a stecchetto per restare magra. Che stupida. Ora farei di tutto per un hamburger. Merda, senti questo odore. Ehi, che cosa ci fai tu qui? Caporale St. John. Sergente, fila tutto liscio, sì? Ok. Caporale, torna tutto intero, capito? Caporale, Deacon St. John. Sergente, felice di vederti. Niente, eh? Ci vediamo, caporale St. John. A dopo. Dick, caporale, ehi. Sergente. Dick. Caporale, ci vediamo. Caporale St. John. Via, via. Ehi, che succede? Capitano? Hanno ucciso il dottor Jimenez. Cosa? Quel bastardo. Cristo santo. Gli ha anche tagliato la gola. Dov'è Taylor? Lui non ha visto niente. Sono spariti i narcotici. Taylor. È colpa mia. L'ho assegnato all'infermeria. Non intendevo questo. Taylor ha problemi di droga. Lo sapevi? Non importa. Non più.
caporale Deacon St. John. Capitano Curie, rispondi. Caporale St. John a Capitano Curie. Sono qui. Ehi. Però io. Abbiamo già inviato diverse pattuglie. Il colonnello è fuori. Sì, immagino. No, però. Il capitano Jimenez era il nostro unico medico. Senti, Taylor aveva detto di voler raggiungere il rifugio sciistico. Potrei andare a cercarlo lì. Contattami se lo ritracci. Ehi, caporale. Nello vuole vivo. Sì. Ricevuto, St. John, chiudo. Ok. Ok. Caporale St. John, al rapporto al comando. Sì, signore, colonnello Garrett. Arrivo subito, St. John, chiudo. Colosso!
Un osso! Sarà utile. Ottimo. Potrebbe tornare utile. Huh?